Il pilastro sta cambiando, sappiamo che c'è un progetto per renderlo migliore, ma noi vogliamo raccontarvelo così come lo conosciamo. Questi sono i posti che ci piacciono e queste sono le persone che incontriamo quando ce ne andiamo in giro. E della sua commessa cosa ci può raccontare? La mia commessa è una commessa che è mia moglie e quindi è molto brava. C'ho mia figlia che è lì di dietro, che è nascosta, che ha paura del microfono, però sono tutti e due bravi. Ci troviamo al Parco Arboreto, ai margini del pilastro, e qui viene frequentato spesso dalle persone che fanno jogging e che portano i cani, e anche persone che fanno picnic certe volte. Lei vive al pilastro? Sì. E frequenta spesso questo parco? Ma da una settimana, quando ho preso il cane. Ci può raccontare qualcosa sul suo cane? L'ho preso dal canile così una settimana fa e adesso così mi piace, lo porto in giro, mi passo il tempo e vengo a girare qua al parco un po'. Questo qua è il parco chiamato da noi Virgolone, che però si chiamerebbe il Parco Pasolini. Siamo andati a intervistare un po' di gente che abbiamo incontrato qua nel parco. Ho visto il Virgolone crescere, che qui era campagna dove c'erano contadini, coltivavano. E da ragazzo, quando in tempo di guerra io in questi campi venivo a spigolare il grano, e qui nel parco io trovo i funghi da fare il ragù. Siamo qua al Meraville, questo è un posto più frequentato dai pilastrini di ogni età. Qua si viene a giocare, a fare compere per mangiare, che abbiamo McDonald's, poi qua abbiamo tutti i negozi. Qua ci si viene anche per passare il tempo, tipo quando non hai niente da fare, vieni qua, vai a fare dei giri e... E secondo lei il Meraville appartiene al pilastro? Ma diciamo che secondo me sì, perché voglio dire, andando qui di dietro, diciamo a piedi, voglio dire in pochissimo tempo, andando un po' avanti, arrivi anche nella parte dove ci sono, cioè voglio dire, in un quarto d'ora, 20 minuti ci arrivi, per me sì. Siamo alla fattoria urbana del pilastro, qui ci sono gli animali, ci sono gli orti. Quando siamo arrivati il signor Bruno ci ha fatto fare il giro. Beh, abbiamo avuto quest'idea perché vogliamo un po' trasmettere a chi vive in città com'era la vita e com'è la vita in campagna. Cerchiamo di rappresentare un po' tutto quello che è la vita della fattoria, dagli orti agli animali alle attività didattiche che sono, diciamo, il nostro fiore all'occhiello. Ecco. Questo è il pilastro che ci piace. E a voi?